Mi diceva un'amica Deborah, da parte di Lorenzo Correa, che è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, il quale si scusa perché purtroppo non ha potuto partecipare causa mancanza carburante, che è un problema che ci assilla in questi giorni. Laura Montanti, innanzitutto grazie per essere qui con noi questa sera. A te la parola. Sì, ma sono un po' un'intrusa, nel senso che sono in ritardo e non ho avuto la possibilità di seguire i lavori. Evidentemente un saluto particolare, intanto come donna che da tempo, forse anche da troppo tempo, perché spesso avrei voglia di vedere più giovani donne, più giovanissime avvicinarsi all'impegno sociale e politico, quindi frequenta un po' i luoghi anche del palazzo, che non è sempre considerato un luogo vicinissimo ai cittadini. Evidentemente anche un saluto nella mia qualità di vice sindaco del comune di Erice, penso che rappresenti qualcosa dello scenario anche del nostro immaginario collettivo a livello provinciale. L'augurio, penso che ho ascoltato qualcosa, che è l'impegno delle donne, ricordo che peraltro in questa stessa sala, alla vigilia di qualche manifestazione anche nazionale, ci siamo riunite, ci siamo riviste e credo che sia un filo conduttore di un discorso che si rinnova e si fa sempre uguale. E credo che i campi di intervento e di lavoro siano tantissimi. Per esempio questa mattina, non so se c'entra un poco con il dibattito che c'è stato, ma un suggerimento che vorrei dare alle amiche, alle donne, a quelle che sono impegnate nelle istituzioni, a quelle che si accingono ad esserlo. Abbiamo fatto una riunione ad Erice, in verità molto sacrificata dal punto dei numeri perché la mancanza della benzina ha costretto alcune a non essere presenti. Era una riunione che aveva come argomento le biblioteche degli enti locali e quindi un po' la cultura e la riflessione su quello che possono diventare le biblioteche sociali, tra virgolette, in termini di presenza nei quartieri, nei rioni, ma evidentemente non le biblioteche come le conosciamo noi nelle nostre zone, a iniziare da quella di Erice, che sono un po' antiche, antiquate, quasi dei musei, qualcosa che ormai non è più attuale con i tempi. Credo che anche e soprattutto lavorare con le scuole, con la cultura e con progetti apparentemente piccoli, ma capaci di incidere profondamente la nostra realtà, anche su questo campo il contributo delle donne, concreto, capace e fattivo, possa essere utile. Per quello che ci riguarda e mi riguarda sono, come dire, disponibile a collaborare e mi sento un pochino, come dire, una anziana donna della politica, nel senso che mi piacerebbe essere sostituita, così come anche la mia generazione, che ne siamo poche, con giovanissime. Credo che sia il momento, il tempo di dare spazio alle giovani e evidentemente anche ai giovani, quindi coraggio e forza a chi abbia voglia di cimentarsi nell'impegno sociale e civile. Grazie, scusate per il tempo che vi ho occupato.